Un Milan con personalità riesce a stoppare il Napoli di Ancelotti, che ormai è in caduta libera. Cioè, ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video nel quale volevo parlarvi un po' della partita del big match di San Siro. Però prima di farlo vi invito a lasciare un mi piace e un commento. E poi vi invito anche a lasciare un'iscrizione al canale e ad attivare la campanella delle notifiche. Comunque, il Napoli sembrava dover vincere questa partita. Il Milan era in crisi di risultati, ma diciamo che si era vista personalità nella sfida contro la Juve. E oggi questa personalità è stata confermata perché, a mio avviso, il Milan ha fatto una buona partita per le sue potenzialità, mentre il Napoli assolutamente no, ragazzi. Il Napoli, per quanto possa essere difficile vincere a San Siro, in un momento di crisi del genere doveva andare lì a Milano e vincere per scacciare un po' i fantasmi dell'ammutinamento e soprattutto di risultati insoddisfacenti, e così non è stato. Il Napoli alla fine ha cercato di vincere, ma non c'è riuscito. C'è stato un momento in cui sembrava dover espugnare San Siro, e poi invece il Milan ha saputo reagire, è uscito fuori, e addirittura negli ultimi minuti prima del recupero, diciamo, perché poi nel recupero il Napoli ha fatto un pressing finale. Prima del recupero il Milan ha avuto qualche occasione, ad esempio con Piontek, che poi ha sprecato in malo modo l'occasione. Comunque i gol ci sono tutti e due nel primo tempo, e tutti e due sono molto ravvicinati tra di loro. Il primo è firmato Lozano. Lozano, ragazzi, fa un gol da opportunista, da attaccante. Perché? Perché Insigne tira, il pallone finisce sulla parte alta della traversa, quindi pensare un po' alla parabola. Traversa, si alza, riscende, e prima che riscenda definitivamente Lozano la prende di testa e beffa Donnarumma, che nel frattempo, ragazzi, giustamente era un po' disorientato. Il secondo gol è della giornata, quindi il primo gol del Milan, quello che poi alla fine sancirà il pareggio definitivo, lo firma Bonaventura, che dopo un'eternità, penso più di un anno, torna al gol, e torna al gol nel modo più stupendo possibile, ragazzi, perché il gol è un autentico capolavoro. Diciamo che fa una bellissima rete, e pallone che gli viene proposto dalla sinistra, lui di prima intenzione calcia sotto la traversa, quasi all'incrocio dei pali, ragazzi. Gol fantastico. Bonaventura, diciamo che dopo questo gol potrebbe completamente ribaltare, diciamo, le gerarchie ed essere titolare inamovibile. Diciamo che il rapporto tra Pioli e Kessié sembra essere, anzi, è sicuramente non idilliaco, però chissà che possa tornare Kessié, o chissà addirittura che possa tornare ad essere titolarissimo e Bonaventura, e che clamorosamente possa tornare anche ad essere convocato in nazionale. Comunque, ragazzi, bella partita. Assolutamente il Napoli meritava forse qualcosa di più, però il Milan ha fatto una gara di grande personalità, e il Milan piano piano sta tornando. Certo, adesso, ragazzi, pensare ad una qualificazione in Champions sembra impossibile. Serviva un mercato di gennaio accurato e ben strutturato, e sicuramente prestazioni migliori rispetto a queste, perché oggi era un big match, era un big match da non sbagliare, visto che ultimamente il Milan ne aveva sbagliati troppi, sia quello con la Juve, sfortunatamente, che quello con, ad esempio, la Roma, quello precedentemente con l'Inter. Li ha persi tutti i big match. Quindi questo bisognava ottenere un risultato positivo. Il Milan ce l'ha fatta. Vedremo un po' come proseguirà il percorso di Pioli alla guida dei rossoneri. Il video finisce qui, vi ringrazio per averlo visto, e vi ricordo che potete lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Ciao a tutti.